Oggi vi propongo una nuova ricetta, si tratta di un tronchetto salato a base di patate, speck e formaggio morbido. Velocissimo, buonissimo, lo possiamo usare per le cene di Natale con amici, per delle cene semplicissime e anche per quando vogliamo sotto al frigo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto un bel like, se vi va iscrivetevi e condividete e se seguite le mie ricette hashtaggatemi Rossina in cucina. Ciao! Gli ingredienti di oggi sono 400 g di stracchino, noce moscata, 200 g di speck, un uovo, 1 kg di patate. Tagliamo le patate a cubettini molto piccoli, aggiungiamo l'acqua, le mettiamo in microonde per 6 minuti, quindi le schiacciamo, saliamo, mettiamo noce moscata, mettiamo l'uovo e aggiungiamo un cucchiaio di farina. Mescoliamo come fossero gnocchi. Impastiamo. E poi stendiamo su carta forno, ci aiutiamo con una placca piccola da forno se l'abbiamo rettangolare e spalmiamo lo stracchino. Poi adagiamo le fettine di speck e arrotoliamo. Quindi spolverizziamo con pan grattato, oliamo il piatto crisp, inseriamo il rotolo. Oliamo ancora leggermente, andiamo in microonde con funzione crisp per 7-8 minuti. Rigiriamo a metà cottura e poi una volta cotto adagiamo su una setta di legno. Se vogliamo completiamo con della robiola e la spalmiamo sopra. Quindi in un piatto crisp versiamo del parmigiano o del grana padano grattugiato. Perché se vogliamo dare un tocco ancora più chic, otteniamo così la cialda di parmigiano o di grana padano. Andiamo in microonde con funzione crisp per 2 minuti e 15 secondi. Si può anche fare con sole microonde adagiando il grana o il parmigiano su della carta forno tagliata a misura. Quindi prendiamo la cialda ancora calda, la ritagliamo e adorniamo così il nostro tronchetto salato di Natale. Antipasto perfetto per le cene con amici o per la cena di Natale. Quindi completiamo con delle fettine rimanenti sui bordi, tagliamo e abbiamo un'esplosione di sapori. Ciao!